In Italia il gioco d'azzardo è un settore che non risente della crisi, con i suoi 96 miliardi di euro di raccolta del 2016 ed il triste primato europeo di una slot machine ogni 143 abitanti. I dati che provengono dal libro blu dell'Agenzia dei Monopoli rilevano non solo un aumento del flusso delle imposte, ma anche un aumento della spesa dei giocatori. Rimanendo nella nostra realtà regionale, nel 2016 la raccolta per il gioco d'azzardo in Piemonte è stata pari a 5 miliardi di euro. Si stima inoltre che almeno 1,5 miliardi sia stato speso per il gioco via internet. Nella sola provincia di Alessandria si stima che siano 3.450 i ludopatici e 14.000 quelli a rischio dipendenza. Ma quando il piacere del gioco diventa patologico, lo abbiamo chiesto al dottor Bartoletti, direttore del SERT di Alessandria. Diventa patologica quando il gioco si aggrega ad un pensiero, che è il pensiero magico, cioè il pensiero di fare una vincita che risolverà quelle che sono la propria condizione economica. Questo è il nodo fondamentale che comporta poi come dire, la continua tendenza a giocare, la continua tendenza a pensare che quella sarà l'ultima volta che gioco e che risolvo tutti i miei problemi economici che ho avuto in precedenza. Per questo il SERT di Alessandria farà partire dalla prossima settimana un servizio di sensibilizzazione alla ludopatia attraverso un pulmino che verrà posizionato fuori dai luoghi del gioco per distribuire materiale informativo che serva anche da prevenzione. Insieme a Torino, Alessandria è l'unica città del Piemonte a farlo. Il nostro intervento è un intervento del tutto gratuito, non c'è la necessità dell'impegnativa del medico di medicina generale e all'interno del servizio ci sono degli operatori specificatamente formati su questa attività. Come dicevo, ci sono sia degli educatori sia degli psicologi che seguono specificatamente questo tipo di intervento anche con gruppi di mutuo autoaiuto. Nel gioco d'azzardo legale il nostro paese occupa il nono posto al mondo per perdite di denaro da parte dei giocatori e questo comporta un alto costo sociale grazie alla graduale trasformazione del gioco in una vera dipendenza che coinvolge la società e le famiglie e apre la strada al mondo della malavita. Da alcuni anni alla casa di quartiere di Alessandria poi è attivo un servizio di ascolto con avvocati e commercialisti che aiutano le famiglie ad affrontare i problemi economici che incontrano quando devono vivere con un ludopatico.